Prosegue il nostro viaggio nei Grest della Regione Veneto, all'interno delle parrocchie degli Oratori. Siamo ancora in diocesi di Treviso, ai margini della diocesi di Treviso, parrocchia di Santa Maria di Sala, dove siamo arrivati nella serata della festa finale, una serata molto partecipata dopo 4 settimane di Grest. Siamo con Graziano, un adulto, uno degli organizzatori, insieme a tante persone che tra poco conosceremo. Graziano, una introduzione generale sulle attività di questo Grest. Diciamo che questo Grest in questo particolare anno ha cominciato proprio tutto nuovo, e cambiando le tematiche degli anni scorsi, avendo come primo responsabile un nuovo Don Stefano, che ha tentato di impostare tutto il meccanismo sulla forza dei giovani, sui nostri animatori. È un personaggio da carismatico che ha raddoppiato il numero dei nostri giovani, ha portato i giovani vicino a lui da tante parti, e abbiamo fornito un buon numero di animatori ai nostri bambini, i quali, suddivisi nei nuovi laboratori, hanno veramente creato, diciamo, tanto. Quello che dico è tutto il valore, tutta la forza, tutta la potenza e il risultato di questo Grest è solo e unicamente dei nostri giovani dai 14 ai 18 e oltre anni. Sono veramente unici e in gamba. Grazie per questa introduzione. Andiamo dentro a vedere un po' di laboratori, cominciando da quello che hai seguito tu. Eccoci nella stanza dei laboratori, ne vedremo, ne racconteremo diciamo di quelli materiali che hanno prodotto qualcosa di concreto, ma Graziano, ce ne sono anche altri che si sono sviluppati in queste settimane. Sì, certo, potrei partire dal mio, il Discovery, 12 anni, è una novità, come dicevo prima, per il Discovery, che gli altri anni prendeva la seconda e terza media, quest'anno soltanto la seconda media, e debbono come tema rappresentare tutto la scenetta per trasmettere il tema base della diocesi. Poi c'è la seconda parte, che gli altri anni facevano Discovery, quest'anno invece l'abbiamo suddivisa come aiuto animatori, che fanno parte della terza media, l'anno prossimo saranno animatori affermati, e quest'anno si sono abilitati nel sostenere gli animatori, nel sostenere i bimbi, nel sostenere tutti i laboratori, nel sostenere tutto quello che veniva fatto nel campo del Grest a 360 gradi. Sono stati ragazzi nell'ombra che si sono espressi al 100% con veramente molta capacità. Poi, andando sempre più giù verso dai 7 ai 12 anni, 11 anni, un laboratorio che per noi è molto ampio, molto bello, molto vasto, avrei mille aggettivi da dire, che è Ballando con le Stelle. È una cosa che fa commuovere, perché vedi come questi animatori riescono a far ballare quei bambini che sembrano quasi ancora da culla, insieme a loro, insieme ai grandi. Insomma, è una cosa meravigliosa che dal canto mio, forse perché sono un tenerone, perché sono papà, eccetera, sono nonno, ma vedere queste cose, i nostri animatori sono veramente al massimo delle capacità. Il laboratorio Palla Serena è un altro laboratorio che non può essere esposto qui, però comprende la pallavolo, comprende il pallacanestro, comprende il calcio, hanno fatto dei tornei, i bimbi non vedevano l'ora, sono quelli che sono stati i più iscritti, sono quelli che si sono scatenati nelle loro vacanze, sono quelli che facevano le liti per la competizione, facevano... È stato vedere, ecco, qui è stata l'espressione dei nostri giovani animatori
che hanno saputo dare sfogo e alito ai bambini. Uno dei laboratori operosi, legno parlante, siamo con Federico che ce lo spiega, ce lo descrive. Allora, questo qua è il laboratorio di legno parlante, con questi bambini abbiamo fatto questi lavori qua, e sono stati fatti seguendo le nostre indicazioni, dopo colorati e decorati secondo i gusti dei bambini. E con i bambini abbiamo passato 4 settimane bellissime con dei piacevolissimi momenti. E da loro abbiamo preso molti valori e spero che anche loro abbiano preso valori da noi. Raccontaci meglio, anche per chi non ci vede e ci ascolta in radio, che cosa c'è in questi lavori. Allora, ci sono delle icone con Madonna, con l'immagine della Madonna con il Gesù bambino oppure solo Gesù, dei portasalviette e dei fermalibri. Un laboratorio dal nome affascinante, cinematografico, è Indiana Jones e siamo insieme ad Alessio. Buonasera a tutti. Allora, in queste 4 settimane di Grest abbiamo insegnato ai ragazzi a fare i nodi scout, che poi abbiamo applicato per costruire l'altalena, le panchine e altri giochi che abbiamo fatto insieme a loro, ad esempio il ponte tibetano. Abbiamo insegnato questo ai nostri ragazzi. Li abbiamo fatti divertire in questo Grest 2010. Di laboratorio in laboratorio, con la mostra allestita a Santa Maria di Sala, Mani Creative Colorate, siamo con Mattia, Riccardo e Valentina che ci presentano queste creazioni. Allora, Mani Creative Colorate è un laboratorio stato gestito da noi 3 animatori più un'altra ragazza che manca. E noi animatori abbiamo aiutato questi bambini a liberare le loro idee, le loro fantasie attraverso dei lavoretti che sono stati fatti soprattutto da loro con qualche piccolo nostri aiuti. E che dire, non ci siamo basati solo sulla pittura o sul disegnare, ma abbiamo realizzato anche delle statuine in dash che poi sono state dipinte. E durante questo laboratorio posso dire che mi sono divertito e penso anche gli altri animatori che hanno seguito questo laboratorio, ma quello che è più importante è che si siano divertiti i bambini, che li ho visti molto interessati nei nostri lavori e che si sono divertiti. La creatività dei bambini, ma voi cosa ci avete messo di vostro? Beh, ci abbiamo messo la pazienza e l'impegno di aiutarli seguendoli in ogni piccola cosa che hanno fatto, correggendoli. A Valentina invece chiediamo qualcosa di più impegnativo. Al primo anno di animazione, qual è la cosa più positiva che ti ha lasciato questa esperienza e la difficoltà maggiore che hai provato? Beh, la cosa positiva è che non mi aspettavo è che i bambini si sono affezionati presto a noi animatori, anche a me che non avevano mai conosciuto. Ho visto che si sono, diciamo, attaccate a noi. E invece qualcosa di una difficoltà che ho avuto è stato legare con gli altri animatori, perché non conoscevo nessuno, sono qua da poco tempo e quindi è stato un po' difficile. Tanti animatori impegnati, ma ci sono anche le mamme. Siamo con Annalisa, una rappresentante che ci spiega i lavori fatti dai più piccoli, che sono davvero pregevoli. Buonasera. Ecco, questi sono i lavori che hanno fatto le nostre bambine quest'anno. Abbiamo creato delle lavagne, delle bottiglie col mosaico, preparate col decoupage, dei bicchieri che verranno utilizzati come portacandele, e dei termometri, poi i classici Scooby-Doo che fanno da portachiave. E poi ad ago e filo altre mamme hanno insegnato a cucire a delle bambine, hanno preparato delle borsette, hanno fatto delle tovagliette, collane, fermacapelli,
braccialetti, tutto quello che hanno potuto fare in queste 4 settimane. Però questo non si è fermato a solo questi lavoretti. Loro ci hanno aiutato a preparare una mostra di lavoretti che poi verranno tutti quanti venduti e il ricavato verrà per mettere aiuto all'assicurazione del nostro pulmino parrocchiale, che purtroppo è un'assicurazione che costa molto. E noi con questi lavoretti ogni anno cerchiamo di aiutare la parrocchia con qualcosa, in maniera che i ragazzi non facciano solo lavoretti per se stessi, ma anche per gli altri, come segno del loro impegno di quest'anno, lavorare anche per gli altri. Complimenti e congratulazioni allora a tutti gli animatori, i ragazzi responsabili di questo Grest di Santa Maria di Sala. Mentre la festa si conclude tra canti e balli ed esibizioni, noi ci diamo appuntamento per la prossima puntata sempre su Blu Radio a 12:10 e su Telechiara alle 20:50. Lunedì inizieremo la nostra 5ª settimana da Venegazzù di Volpago del Montello. Vi aspetto!